Ciao ciao, ciao a tutti ed eccomi qua con un nuovo aggiornamento. Questa volta però non voglio fare un bollettino di guerra, voglio parlare un po' invece di qualcosa di un po' più confortante, diciamo così. Ad esempio, volevo parlare dell'iniziativa di Esselunga che dimostra un grandissimo senso civico perché ha ideato una serie di accorgimenti, diciamo così, iniziative vere e proprie per sostegno appunto di questo periodo così incredibilmente surreale. Mi limito a definirlo così, anche se in realtà servirebbero tanti altri aggettivi. Esselunga ha messo appunto, scusate il gioco di parole, una serie di provvedimenti, primo fra tutti delle donazioni molto importanti, si parla di milioni di euro, a favore di una serie di ospedali che sono inseriti nelle zone a rischio, tra questi anche il Papa Giovanni di Bergamo, per fare un esempio. Ma poi anche tante altre piccole iniziative, ve ne cito giusto un paio, che sono ad esempio la consegna a domicilio gratuita. Sapete che c'è il servizio Esselunga a casa, ecco, la consegna a domicilio è sempre gratuita fino a Pasqua, mi sembra, fino ad aprile, quindi verso la fine di aprile, per tutti gli over 65 anni. E poi una serie anche di agevolazioni per i fornitori, per i pagamenti dei fornitori. E poi cos'altro? Ah sì, ogni 500 punti utilizzati, sapete c'è la raccolta punti fidati di Esselunga, ogni 500 punti utilizzati dagli utenti, 5 euro in donazione ancora agli ospedali, ma poi ci sono tante altre iniziative. Vi voglio parlare anche di un'altra cosa bella che fa bene al cuore, che dimostra comunque l'impegno non solo professionale ma anche umano da parte di medici e operatori sanitari, che riguarda proprio una nostra concittadina, una signora residente nel mio paese che fa parte di quel gruppo di turisti che sono in quarantena a Palermo, sapete ormai da parecchi giorni, da parecchie settimane. Ora questa nostra concittadina ha sviluppato il virus, che le ha procurato una polmonite. E quindi dall'hotel in cui era isolata ha dovuto essere ospedalizzata. La signora è laggiù da sola, non ha parenti vicino e neanche gli amici che erano con lei nel gruppo, e quindi è in ospedale da sola, non riceve visite, è isolata. E stamattina però si è svegliata, perché questa signora è in costante contatto giornaliero con il nostro sindaco, che si sta veramente facendo non in quattro, in 100.000 per riuscire a essere vicina a tutte le varie situazioni impegnative del paese, ma poi in contatto con l'ATS, con la prefettura, col comando dei carabinieri, appunto con tutte le persone poi che fanno domande perché chiedono costanti aggiornamenti. Lui ogni giorno tramite social, ma anche tramite SMS, c'è una rete di SMS per i cittadini qui al mio paese, il sito del comune per chi non ha Facebook o Instagram o YouTube, perché c'è anche un canale YouTube, lui informa la cittadina, il nostro piccolo paese più che cittadina, di come si evolve la situazione. E quindi questa signora a Palermo è in contatto con lui. Stamattina, quando si è svegliata, la signora nella sua stanza di isolamento ha trovato affisso sul vetro un disegno che vi lascio adesso qui. E questo disegno dice praticamente sii forte, infatti si vede, no, il muscolo così. Ed è stato un piccolo
un piccolo attimo di speranza, ecco, comunque anche sta veramente dimostrare quanto il personale sanitario si stia, posso dirlo, si stia facendo veramente un mazzo quadro per affrontare questa situazione. Bene, per oggi ho terminato, ci sarebbero ancora tante cose da dire, anche non proprio bellissime, non proprio così, no? Che fanno bene al cuore come queste, ma teniamole da parte, perché sappiamo tutti come si sta evolvendo la cosa. Io vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso, mai come adesso virtuale, però spero si senta comunque il calore. Al prossimo video, un bacione, ciao ciao!